Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo appuntamento speciale di MTB Gran Fondo e con la dolomitica Brenta Bike che quest'anno ospita i campionati del mondo marathon UCI delle categorie Master. Siamo a sabato 25 giugno. Il mondo delle ruote grasse è qui a Pinzolo in provincia di Trento. 30 nazioni rappresentate, 800 partenti e in palio ci sono le maglie iridate per le categorie Master. Intanto sono partiti. Una giornata sicuramente perfetta sotto il profilo meteo, percorsi tirati a lucido e soprattutto panorami straordinari. Il forte temporale di venerdì sera ha pulito l'aria e sicuramente ha reso il tracciato più tecnico e divertente. La marathon, valida per i campionati mondiali Master, misura 67 km con 2400 metri di dislivello. Ma c'è anche un tracciato più corto, il cosiddetto race, di 41 km e 1400 metri di dislivello. Da Pinzolo si sale verso Madonna di Campiglio e poi verso il lago Montagnoli. Il gruppo di testa è ancora compatto nei primi chilometri di gara. Siamo in salita verso l'abitato di Madonna di Campiglio. E i primi chilometri di salita hanno fatto selezione, sono una decina i biker in testa. Davanti abbiamo visto Klaus Fontana, Daniel Gatov, Efrem Bonelli. E attenzione perché ora davanti sono in quattro con, vediamo, Klaus Fontana, Torpado, poi Efrem Bonelli del team tedesco e c'è anche il portoghese David De Matos Vaz. Eccoli affrontare questo tratto in salita con Efrem Bonelli del team tedesco, poi Andrea Zamboni, Unter Brau Caffè, Klaus Fontana, Torpado e il portoghese David De Matos. Siamo circa al 20° chilometro e siamo ancora con la testa della corsa. La direzione ora è verso Monte Spinale, dove saremo al 25° chilometro di gara. E ad inseguire il gruppo di testa c'è subito Marzio Deò dell'Olympia Factory Team con alle sue spalle Daniel Gatorf. No. Un percorso questo della dolomitica Brenta Bike che è molto bello e soprattutto impegnativo, che porta i biker sul tetto delle Dolomiti di Brenta. Un vero bike park naturale, il bikeland più grande d'Italia, sempre al cospetto delle Dolomiti di Brenta, patrimonio UNESCO. Ancora con la testa della corsa, ora davanti c'è David De Matos, il portoghese, alle sue spalle Klaus Fontana, Efrem Bonelli e Andrea Zamboni. E inquadratura tutta dedicata all'alto attesino del Torpado, Klaus Fontana. E dietro ad inseguire ci sono un gruppo di quattro biker con, tra gli altri, vediamo a tirare il gruppo, Emiliano Dominici, Master 3 della SD Ciclotech. E c'è anche Marzio Deò, Master 5 dell'Olympia Factory Team. E attenzione perché sulla lunga salita verso il rifugio Graffer si sono avvantaggiati Klaus Fontana con il portoghese David De Matos.
che hanno ora circa 20 metri di vantaggio su Efrem Bonelli, il veronese del team tedesco, e su Andrea Zamboni. Master 2 Bonelli, mentre Andrea Zamboni appartiene ai Master 3. Portiamoci al 28esimo chilometro di gara, la testa della corsa sta scollinando. Immagini veramente spettacolari quelle che ci offre la dolomitica Brenta Bike oggi, valida come campionato mondiale Master. Di seguire il duo di testa ci sono Efrem Bonelli e Andrea Zamboni. E attenzione, perché si sono avvicinati invece Emiliano Dominici, Master 3 della SD Ciclotech, e Marzio Deo, Master 5 Olympia Factory Team, rispettivamente in quinta e sesta posizione. E dopo il Gran Premio della Montagna in discesa verso Malga Vigo prima e nuovamente ancora verso Madonna di Campiglio, lì saremo al 48esimo chilometro di gara. E attenzione, perché davanti si sono ricompattati a condurre David De Matos, poi Klaus Fontana, Efrem Bonelli e Andrea Zamboni. E le Dolomiti di Brenta sono veramente uno spettacolo oggi. E attenzione, perché verso il finale di gara di questa Dolomitica Brenta Bike, dopo il 50esimo chilometro di gara, è Marzio Deo, Olympia Factory Team, che dopo una gara ad inseguire inserisce il turbo e raggiunge la testa della corsa e si porta al comando di questa Dolomitica Brenta Bike, valida come campionato del mondo Master. Ad inseguire Klaus Fontana, Daniel De Matos, Efrem Bonelli, Emiliano Dominici, mentre perde terreno Andrea Zamboni. E attenzione, perché braccio al cielo per Marzio Deo, che va a vincere la Dolomitica Brenta Bike e si aggiudica la maglia di campione del mondo categoria Master 5. Seconda posizione per Klaus Fontana e terzo posto per David De Matos. I nuovi campioni del mondo Master 2022 sono Efrem Bonelli per i Master 2, David De Matos Portogallo tra i Master 3, mentre tra i Master 4 veste la maglia iridata Klaus Fontana. Master 5 Marzio Deo, Master 6 Nicola Morozzi, Master 7 Massimo Berlusconi, Master 8 Armando Vidal Valle, e ci sono anche i Master 9 con Michael Wedekin, Germania. E partenza anche per le categorie femminili. Siamo in salita verso il Gran Premio della Montagna, inquadratura per Daniela Stefanelli, atleta del team Cingolani, categoria Master Woman 4, mentre questa è Lorena Zocca dell'SC Barbieri, sempre per la categoria Master 4. Brava Lorena, che sta vivendo una stagione piena di soddisfazioni. Alle sue spalle c'è Karin Tosato, atleta del Lissone Mountain Bike. Eccola che transita davanti alla telecamera, l'atleta categoria Master Woman 3. E Daniela Stefanelli si guarda indietro, è sempre al comando di questa Dolomitica Brenta Bike, inseguita a breve distanza dalla veronese dell'SC Barbieri, Lorena Zocca. Eccola Lorena che pedala verso il Gran Premio della Montagna e che in questo punto ci sembra si sia avvicinata molto alla testa della corsa occupata da Daniela Stefanelli. Terza posizione ancora per Karin Tosato, Lissone Mountain Bike.
che appartiene però alla categoria Master Woman 3, mentre le due in testa sono entrambe della categoria Master Woman 4. E attenzione, perché Daniela Stefanelli del team Cingolani scollina proprio in questo istante. Ora sarà discesa e guadagna ancora qualche cosa la brava Lorena Zocca, la veronese dell'SC Barbieri testa bassa. Ora in discesa, vedremo se riuscirà a recuperare su Daniela Stefanelli. Mentre in terza posizione Karin Tosato, Lissone Mountain Bike. Bravi ragazzi. E seguiamo l'azione anche di Birgit Wittmann, atleta che appartiene alla categoria Master 5. E durante la discesa Lorena Zocca riesce prima a raggiungere, poi a superare Daniela Stefanelli e va a vincere la dolomitica Brenta Bike e conquista la maglia di campionessa del mondo per la categoria Master Woman 4. Brava, brava Lorena Zocca. Le altre iridate sono Benedetta Toschi, Master Woman 2, Karin Tosato, Master Woman 3, Birgit Wittmann, Master Woman 5, Camilla Bertossi, una vecchia conoscenza della mountain bike, per le Master Woman 6 e per le Master Woman 7, Rosvita Hens. E da Pinzolo Trento è tutto, un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana.